squadra che solitamente ama pressare a tutto campo per impedire agli avversari di impostare il gioco. È una tattica precisa che evidentemente deve dare le giuste garanzie. Penso proprio di sì, Pierre. Non si può improvvisare il pressing, sarebbe controproducente, oltre che un inutile spreco di energie. Devono aiutarsi a vicenda, raddoppiare le marcature, solo così possono ottenere il risultato sperato. Non godono di grandissima considerazione dal punto di vista estetico, perché sono una squadra piuttosto difensiva che preferisce aspettare gli avversari e semmai colpire. Però insomma, questa è una scelta precisa, Stefano. Concedono poco allo spettacolo, preferiscono rintanarsi in difesa piuttosto che aggredire il portatore di palla. Evidentemente è la scelta che li espone a meno rischi quando si difendono. Borini guadagna metri verso l'area. Spazio per il traversone. La traiettoria verso il centro. Pericolo, palla in gioco. Ha spazio per avanzare. Grande contrasto qui. Jelenic era in ottima posizione per battere il portiere, ma non ha saputo approfittarne. Risultato che rimane sullo 0-0. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista psicologico, anche se manca ancora un'eternità da giocare. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla messa dentro. Buono l'anticipo del difensore. Jelenic. Perrin. Non è facile, prova da lontano. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. A sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta. Non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Malquit. Può crossare. Cerca il primo palo. Respinge di pugno. Potrebbe crossare. Cross in mezzo. Palla in fallo laterale. Noboa. Si continua. C'è il vantaggio. Intercettano bene il pallone. Decidono di farsi attaccare, lasciano il controllo agli avversari. L'intenzione è quella di avere poi degli spazi in contropiede. Pallone spazzato via bene dalla difesa. La deviazione, calcio ad angolo. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Palla ancora lì. Attenzione al tiro. Palla respinta dal difensore. Posizione buona per il cross. Cerca il traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Palla in out, calcio d'angolo. Occhio al corner. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Al-Sharani. Malquit. Ha spazio per il cross. Crossa verso il centro. C'è spazio per il cross. Malquit può metterla in mezzo. La mette in mezzo. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Spazzano senza problemi. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Malquit. Occhio al tiro. Tiro e respinto.
C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Cerca addirittura la conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Ha perso il pallone. De Maio. Al-Sharani. Attenzione! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Noboa. Difensore che capisce tutto e sventa un'occasione interessante. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Occhio nel mezzo, prova a sorprenderlo, c'era tutta la potenza in questo tiro, peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. E si chiude qui il primo tempo. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Borini. Passaggio inguardabile, concessa dunque la rimessa laterale. Poli. Sabbione. Una prima frazione di gioco, la sua, che si è chiusa senza grandi acuti. Ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha giocato un brutto primo tempo, girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol. Si spiega anche così il pareggio maturato al termine dei primi 45 minuti. Arriva l'intervento dell'arbitro. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. In diretta mi sembrava un intervento onesto, pulito, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Mi piace l'arbitro, giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare addosso l'avversario. Distanza notevole, potrebbe anche provarci da lì. Stiamo a vedere. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni create. Portiere è uscito dalla sua area, l'attaccante l'ha freddato veramente senza problemi. Era posizionato bene Pierluigi e questo ha decisamente agevolato il compito dell'attaccante. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Calcio A, protagonista della prossima partita, l'Udinese farà gli onori di casa giocando contro il Napoli. Non vedo l'ora, Pierluigi, sarà una partita. Tocco verticale interessante, c'è la verticalizzazione. Si alza la bandierina, tutto fermo, lo scatto era perfetto, forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante, aveva fatto conti col guardaline. Può avanzare a spazio, palla schizza via dopo il contrasto. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Può cercare il cross. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio e si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. C'è una notizia importante di mercato. Lorenzo Insigne è passato al Manchester United dal Napoli. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Crossa verso il centro.
cross che si perde. Borini. Passaggio mal calibrato col pallone che esce oltre la linea laterale. Poli. Biabiani. Ha spazio per andare. Cerca il traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Comodamente recupera il pallone. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Noboa. Ottimo il dive, vai. Prova a calciare. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Noboa. Ha spazio davanti a sé. Occhio al traversone. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Malquit. Gestiscono il possesso palla nella propria metà campo. Non c'è fretta di attaccare visto il punteggio. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia. Il pubblico si sta dimostrando il 12° uomo in campo. Noboa. Cercano di aprire la difesa avversaria. Grandissima lettura difensiva. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuto. Una grande interpretazione. Poli. La mette in mezzo. Sicuro il portiere, buona la sua uscita. Palla recuperata, azione interrotta. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Poli. Via vieni. Ci saranno 2 minuti di recupero. Sabbione. Ottima qui la giocata. Poli. E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro.